Intanto da ieri lo Stromboli, come diciamo, è sorvegliato speciale con attenzione maggiore perché in livello rosso, quindi è la massima scala di attenzione, chiamiamola scientifica, al quale poi seguono una serie di attività operative. Dal punto di vista operativo siamo in quello che noi chiamiamo tecnicamente preallarme, quindi ha già il sindaco emesso delle ordinanze di interdizione per la notte. Oggi non sarà possibile raggiungere l'isola per i cosiddetti giornalieri, no? Quelli che vanno la mattina e tornano il pomeriggio. È stata fatta una campagna di informazione ai cittadini. Ovviamente c'è un sistema di monitoraggio scientifico rafforzato e le strutture operative si sono predisposte per le attività che ognuno ha di competenza.